Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova recensione. Ma ora sono troppo contenta, sapete che le recensioni sono la vita mia oltre alle challenge, quindi non vedo l'ora. Ho adattato anche un altro metodo per fare le recensioni, lo vedete nel corso del video, quindi fatemi sapere se vi piace questa nuova versione. Sono andata all'Eurospin. Raga, io veramente da cecata che sono, non so come io abbia fatto a vederle. Mi sono voltata un secondo, ho letto prot, ho fatto: "Oh, che cosa vedo?" E ho preso le barrette proteiche. Raga, veramente le ho preso così, tu, 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 e l'ho proprio lanciate sulla cassa perché, ragazzo, molto bello. Se proprio le ho lanciate così, io. Vabbè, questa non sta bene sicuro. Comunque, però, arrivata a casa, fatto mia sorella, ha fatto: "Ah, hai preso due proteiche e una energy." Io non le avevo completamente viste, non sapevo i gusti, non sapevo. Ho letto solo pro e le ho prese. Ho detto: "Ci devo fare un video." Pancinate. Comunque, le ho trovate da Eurospin e le ho pagate 99 centesimi ciascuna. Ho preso ovviamente la versione energy e la versione pro. Ci sono due proteiche, protein bar e una energy. Inizio prima da questa qui, energy bar. Guardate, veramente nell'ultimo periodo molte aziende comunque si concentrano di più su quelle proteiche. Veramente sulle barrette energetiche se ne sente parlare veramente poco e se ne vedono anche poche in commercio rispetto comunque a quelle proteiche. Infatti io anche mi metto anche io all'interno. Sul mio canale ho fatto veramente solo. Questo è il terzo video recensione, secondo me, per quanto riguarda le barrette energetiche. Però veramente ne ho provate poche nella mia vita. Le barrette energetiche, lo dice stesso la parola, ovviamente sono una fonte di energia. Queste qui vengono utilizzate, quindi introdotte solitamente nella dieta prima degli allenamenti. Un'oretta prima degli allenamenti si preferisce prendere comunque l'energy bar invece che la protein bar, anche perché questa qui ha più, vi dà comunque più energia rispetto comunque all'altra, e l'altra negli spuntini solitamente viene utilizzata oppure post workout. Comunque il marchio è GoGo Food. Io presumo che sia questo qui. Io sono barrette gluten free, quindi senza glutine, energetica con vitamine e minerali, gusto cacao e suppongo mandorla. Ecco qui la barretta. Vi voglio dire, la barretta è da 50 grammi, 186 calorie, 3,4 grammi di grassi, carboidrati 27,50, di cui zuccheri 20 grammi, proteine 9,9 grammi, fibre 6,5, vitamine, poi vi do tutta la tabella di vitamine, eccetera. Vediamo un po' come si presenta. Dura, non è morbida. Parliamo sempre di una barretta che costa 99 centesimi. Vediamo: gusto cacao, barretta energetica cacao e mandorla. Non mi fa impazzire. Mi ricordano tanto un sapore in passato di alcune proteine vecchie che non mi piacquero per nulla. Sinceramente non mi fa impazzire come barretta. La consistenza risulta un po', diciamo, duretta per poi sciogliersi completamente. Però sinceramente, la consistenza in sé non mi fa impazzire e neanche il gusto. Bevo e sinceramente voglio provare anche quelle proteiche per vedere un attimo la differenza. Posso assicurare che il sapore così è dato da comunque le barrette Energy e non comunque da quelle proteiche. Ovviamente poi a fine video vi darò le mie conclusioni. Protein bar, gusto cocco. Questa qui sinceramente ho alte aspettative, ma vedremo. È stata proprio lei, quindi per questo secondo me proprio l'estetica del prodotto
deve essere sempre al top, anche perché io comunque da lontano, perché per me anche vicino e lontano, perché sono un po' cicatella, proprio questo colore, questo blu, questa scritta subito, raga, mi ha colpito veramente subito. Comunque, non ce ne frega Giulia, una mazza. Ecco qui che è molto bella, da 50 grammi. Calorie 213, che 213, si vede che non sei più abituata, già sta facendo vecchia. Grassi 6,3, di cui carboidrati 22,9, di cui zuccheri 20 grammi, proteine 15,4, quindi rispetto all'altra quasi 6 grammi in più di proteine, come giusto che sia. Fibre 1,65 e mi fermo qui perché poi ci sta vitamina A, vitamina D, vitamina E. Voglio dire, ma forse questa sarà la mia preferita. L'ho sentita anche un po' crunchy. Vediamo. È crunchy, sì. Buona. Ci dobbiamo sempre rapportare che è una barretta di 99 centesimi, eh? Quindi io alzo le mani perché veramente per 99 centesimi questa è veramente buona. Poi dopo vedremo pure l'altra. Ma che è buona. Forse, sono sincera, non riuscirei a finirmela tutta. Però è buona, se sentite. Se io avrei accentuato di più il cocco. Però, sinceramente, anche così, che si sente e non si sente, mi piace molto. Una cosa che però preferisco, non si sente tipo quel sapore chimico, non si sente quel sapore talmente forte che disgusta. È una barretta molto delicata. Questo fatto di questo crunchy, tipo io non so adesso, cereali forse, ma veramente buona, buona, buona. Questo gusto mi è piaciuto tantissimo. Protein bar extra 50%. È sempre un prodotto ovviamente senza glutine, entrambi, tutti e tre. Mi sembra questa cosa già l'ho detta. Allora, cookies and cream. Mi spaventa un po'. Sono sincera, mi spaventa un po'. Comunque, eccola qua. Allora, questa qui per 50 grammi ha 195 calorie, di cui grassi 5,9, poi carboidrati 12,7, fibre 4,6, di cui zuccheri mi sono dimenticata di dirvele 1 grammo, e proteine 25. Ma non è che io ho sbagliato a leggere la tabella nutrizionale delle altre? Le altre sono più alte, vabbè, però. Sto andando un po' in confusione. All'interno c'ha 4 grammi di creatina, 1 grammo di zuccheri e contiene l'olio MCT. Penso si pronuncia così, non l'ho mai saputo pronunciare, però suppongo di sì. Assaggiamo. Ma questo protein bar extra 50%, forse sta per le proteine. Madò, mi sto confondendo. Sì, allora sì. Ah, sapete che ero convinta che fosse al cioccolato fondente? Vabbè. Comunque, cookies and cream, scusatemi, ma vediamo. È molto più morbida l'ultima. Come odore preferisco quella a cocco, ma vediamo come sapore. Infatti questa è molto più morbida. Un pochino pastosa.
Allora, per me chi si merita il wow è Cocco. Sinceramente, Cookies non mi dispiace. Non mi fa fare salti di gioia, però sinceramente non mi dispiace. Molto più morbida, sapore di biscotto si sente, cioccolato lievemente, prevale molto il biscotto, quindi prevale molto di più l'interno che l'esterno. Quindi la classifica di Giulia è primo posto assolutamente Cocco, infatti è tra tutti. Mi sto sbagliando? No, l'ho mangiata tutta, cioè il pezzo che ho tagliato l'ho mangiato tutto. Cocco, secondo posto, sinceramente, io mi sento di metterci Cookies. E l'ultimo posto io ci inserisco l'Energy. Sinceramente, l'Energy tra tutte non mi ha fatto proprio impazzire. Però queste altre due, secondo me, essendo barrette, vi dico sempre, sono barrette di 99 centesimi. Ok, che il prezzo non fa la barretta, però comunque parliamo di un prodotto molto molto low cost che potete trovare tranquillamente, almeno io l'ho trovato da Eurospin, quindi ancora comodo. Cioè, questa cosa sinceramente ha 50.000 punti a favore. Quindi sinceramente io vi consiglio queste barrette, sinceramente sono buone, poi in base alle vostre esigenze così scegliete la barretta. Io spero che anche questo piccolo video vi sia comunque stato comunque di aiuto. Potreste vedere che molti di quelle hanno visto al supermercato e non si fidavano e non le hanno prese e dopo questo video dicono vabbè, mo Cocco me la vado a prendere e la vado a provare. Quindi io spero che anche questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!